siamo venuti a Pisa a intervistare il professor Edoardo Malagigi, un artista che insegna all'Accademia di Belle Arti di Firenze e di Carrara, che sta realizzando un capannone di aria ambiente, un capodoglio lungo 12 metri, utilizzando dei tetrapack, dai rifiuti un'installazione artistica. Da diversi anni il mio pensiero è rivolto a degli aspetti che riguardano la vita sulla Terra. Credo che sia fallimentare oramai l'uso delle materie prime e ridurle all'osso, quando probabilmente dobbiamo rivolgere lo sguardo a quello che chiamiamo rifiuti, che non possono essere più essere considerati rifiuti in modo tradizionale, perché sappiamo che sono una risorsa. E allora i rifiuti diventano una nuova tavolozza. Jessica. Conosciamo la prima presentazione, che è a Firenze il 6 di settembre all'Orto Botanico, credo durante la giornata. Poi andrà a Rimini, a Ecomondo, probabilmente va a Sanremo, dove c'è la sede del Parco Pelagos, che va a portare scienziati, tecnici, eccetera, a incontrare le balene. Poi credo che vada a Monaco di Monte Carlo, dove c'è un oceanario, una cosa del genere. E poi credo che avrà un percorso per andare nei comuni, come dire, rivieraschi, perché è necessario riflettere e attivare anche una pedagogia che incrocia poi l'arte, ma non solo, una pedagogia e una didattica che incontra i bambini e le persone per raccontargli che ovviamente anche un capodoglio è fatto di rifiuti, perché il capodoglio, quando mangia questo genere di rifiuti e li mangia, dal tetrapack a tutte le plastiche, ci muore anche.